Ciao ragazzi, allora, oggi se mi vedete in stile Rossella O'Hara, via col vento, perché ho il ventilatore puntato, perché è caldissimo, fuori fanno tipo 6 milioni di gradi, io sto con la finestra chiusa perché voglio evitare insomma i rumori di dover staccare e riattaccare il video 3000 volte, anche se qua dove sto io non è che ci siano particolarmente rumori forti, però insomma non si sa mai. Veniamo a noi però. Allora, oggi vi faccio vedere il mio ultimo haul estivo. E per quanto riguarda sicuramente il beauty, è l'ultimo. Ho fatto un ordine da appunto l'Aula Beauty perché avevo finito la crema solare e quindi insomma visto che c'ero ho preso altre due o tre cosette, ve le faccio vedere. Intanto appunto ho preso la crema solare SPF 30 perché la mia la sto per finire. Ho preso, io sto usando la Naturs dell'SPF con SPF 30, SPF 50 ho Alchemilla e infatti ho preso la Alchemilla, eccola qua, SPF 30. Io mi sto trovando molto bene con la crema di Alchemilla e quindi insomma perché non prendere anche quella SPF 30. Vi faccio vedere la confezione, quella 50 più non lascia scia bianca, non lascia la pelle unta, insomma è fantastica e quindi ho preso anche la 30. Queste sono le tutte le certificazioni e io mi trovo benissimo, scusate, sono fuori fuoco proprio completamente, io mi trovo benissimo con questa crema e quindi insomma ho preferito prendere anche della 30 l'Alchemilla. Vi metto i prezzi nell'info box perché al momento non ce li ho. La crema era scontata del 25% e io avevo poi uno sconto del 10%, quindi l'ho pagata veramente poco. E comunque vi ripeto, vi metto o da qualche parte insomma il fumetto oppure vi metto i prezzi nell'info box, almeno siamo tranquilli. Visto che c'ero poi ho voluto prendere qualche prodotto da provare. Allora, ho quasi finito i miei shampoo e quindi ho preso due dei tre nuovi shampoo della nuova linea di Benecos. Allora ho preso quello all'aloe vera, eccolo qua, e poi ho preso, se ve lo fa vedere, quello all'aloe vera, eccolo qua, e poi ho preso quello alla melissa e ortica, eccolo qua, melissa e ortica. Queste sono le certificazioni, questo è quello che c'è scritto dietro. Questi me li ricordo, costano 3,99 euro l'uno, costano pochissimo, infatti li ho presi volentieri da provare anche per questo motivo, perché costano veramente veramente poco. Non li ho ancora aperti, quindi non so neanche la profumazione, sono stata bravissima, sono incartati, non li ho scartati, li voglio scartare insomma quando li userò e quindi non li ho aperti. Poi ho preso per provarlo anche il balsamo di questa linea alla melissa, eccolo qua. Questo viene 4,99, sì, gli shampoo 3,99, questo 4,99, se ce lo fa vedere, altrimenti vabbè, vi fidate. Non eccolo qua, questo è quello che c'è scritto dietro. E questo appunto 4,99, io però non vi so dire come sia perché ancora non l'ho provato, lo devo provare, insomma vedremo. Quando aprirò lo shampoo magari aprirò anche il balsamo, tanto voglio dire il balsamo io lo alterno sempre. Sto usando i due di Officina e quello di Mater Natura, li alterno, non uso mai lo stesso due o tre volte di seguito e quindi aprirò anche questo, però aspetterò di aprire almeno uno degli shampoo per usarlo in combo insomma. E poi visto che c'ero ho quasi finito anche quelli, ho preso lo shower gel all'aloe vera, ce ne sono di diverse profumazioni, io ho scelto quella all'aloe vera. Questo è quello che riporta la confezione sul retro. Anche questo non so la profumazione perché è ancora incartato, non l'ho ancora aperto, vedremo, scusate, vedremo insomma di cosa profuma. E all'aloe però sinceramente ancora non so di cosa possa profumare. Poi come ultima cosa ho preso uno dei nuovi rossetti di Alchemilla, questa è la scatolina, eccola qua, e ho preso Bocca di Leone che è il numero 14, eccolo qua, Bocca di Leone. E ho guardato un po' su internet, ci sono pochissimi swatch sinceramente, quindi mi sono un po' fidata delle colorazioni come sono raccontate sul sito, scusate, sono uscita completamente, eccomi qua, mi sono un po' fidata insomma di quello che diceva il sito. Ed è, ragazzi, allora intanto sono 3,5 grammi di prodotto, ha un PAO di 6 mesi, ecco è scritto qua in fondo, non so se riuscite a vederlo, ovviamente no, vediamo se così ce lo fa vedere.
E questa è la confezione, guardate che bella, e si apre a scatto, vedete, guardate, pigiate qua sotto e il rossetto esce, cioè là, il packaging è bellissimo, qua sotto poi c'è lo stemmino di Alchemilla, questo è Bocca di Leone, è arrivato un po' squagliato, l'ho dovuto mettere in frigorifero, però vedete, ve lo faccio vedere, vedete com'è, no, non lo vedete ovviamente perché questa fotocamera ha deciso che ora, ecco, mi sono anche sporcata. Eccolo qua, no, ovviamente, eccolo qui, è tutto, insomma, un po' squagliato. Vi faccio vedere lo swatch sulle labbra, ragazzi, è fantastico. Questo è lo swatch, è il colore. Sulle mie labbra, è un rosso lampone, tra un rosso lampone e un rosso fragola, insomma, non è come appare sullo stick. Non è assolutamente come appare sullo stick, è un pochino diverso. Qua io lo vedo più arancio con una puntina anche di rosa, insomma è strano, però sulle mie labbra sembra appare più lampone, fragola, insomma. Io l'ho provato, mi piace tantissimo, però ve ne voglio parlare in separata sede perché voglio insomma spiegare un pochino di cose su questo rossetto. E quindi ve lo faccio solo vedere, poi ve ne parlerò in un video a parte. Poi mi ha mandato qualche campioncino, non me li ricordo, quindi ve li faccio vedere. Mi ha mandato allora il fondotinta della Puro Bio Sublime, che io ho tra l'altro nella colorazione 03 che mi ha mandato lei, lo shampoo concentrato di Bioficina Toscana, poi emulsione viso preventiva sempre di Bioficina Toscana. Poi crema viso eudermica di Alchemilla che io ho e devo aprire. E la crema mani di Anthos che sono curiosissima di provare. Questi sono i campioncini. Poi c'era il fogliettino, la sua cartolina bellissima, eccola qua. Col messaggino dietro, insomma. E io adoro questo sito, mi trovo sempre bene. Se avete occasione fateci ordinate, insomma, da questo sito perché è affidabile, è veloce. Se avete qualche problema basta che li scriviate su Facebook, vi rispondono subito. Insomma, io amo questo sito. Ci ordino spessissimo, l'avete già visto sicuramente qualche altro video da Lala Beauty e io mi trovo benissimo. E niente, questi erano i miei acquisti. Spero tanto che vi siano piaciuti. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!